I ragazzi si sono messi a disposizione, al di là di tutto devo ringraziarli perché abbiamo fatto 4 giorni, 5 giorni di allenamento di entusiasmo, ecco, sono entusiasta, ecco, da quello che abbiamo fatto, ho cercato comunque in tutti i modi di dare più strumenti possibili a questi ragazzi perché sono cosciente che in una settimana non puoi fare miracoli, ma puoi dare più strumenti possibili per aiutare i ragazzi a dare il meglio e a tirare da loro fuori il meglio. Ho imparato nella vita per esperienza che tu devi sempre vivere preparandoti, cioè mentre vivi ti devi preparare. Oggi mi hanno dato il compito di allenare la prima squadra, adesso diventa la prima squadra il mio obiettivo e quindi cercherò di dare me stesso, la mia esperienza, le mie competenze a questo gruppo e a questa società che mi ha dato fiducia. Quindi per me è fondamentale già il fatto che abbiano avuto stima di me, del mio lavoro, altrimenti non ti danno un'opportunità. Io mi sento un allenatore e mi sento l'allenatore del Pescara a Pordenone. Domani c'è una partita, Pordenone-Pescara, e io mi sento l'allenatore del Pescara. Tutto il resto non ti interessa? Non serve. Non serve, non mi cambia niente da quello che è il mio compito domani. Quello che serve nel calcio e nello sport e in uno sport di gruppo: entusiasmo, divertimento e soprattutto far appassionare gli altri. Quello è quello che ho detto ai ragazzi. Dobbiamo trovare il modo per accendere la fiamma che a volte si spegne, a volte si riaccende, ma per tenerla accesa abbiamo bisogno che noi tiriamo gli altri. Le cose cambiano se cambiamo noi, non se cambiano gli altri. Ho parlato di questo alla squadra, quindi io sono di quel principio lì. Troveremo una squadra che già diversi anni che gioca in quella maniera lì e non è un caso che poi raggiungono dei risultati positivi perché hanno un'idea chiara di come interpretare il gioco, interpretare le partite. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti a non concedere e a non creare a loro dei vantaggi su quelle peculiarità che hanno e quindi dobbiamo disinnescare un po' le loro armi. Ecco, abbiamo preparato la partita in questa maniera pur essendo consapevoli che noi siamo bravi. Cioè, noi siamo bravi, a me più che guardare gli altri vorrei guardare noi. Noi dobbiamo fare la nostra partita.